Eccoci arrivati dunque a quella che è molto probabilmente l'ultimo episodio di questa serie. Siamo arrivati a Shadow Showdown, il titolo anche del gioco. Qua è proprio tutto nuovo, zero. No, e dai, manca di nuovo la musica. Ma io non capisco se è il gioco a questo punto. We have all the ingredients! Yeah, ma manca la musica. Come mai? Oh, ve lo giuro, nessun gioco della PS2 mi ha mai dato sto problema registrandolo. Solo questo gioco sparisce l'audio dalla destra e si sente sulla sinistra. Credo sia il disco a questo punto. Credo sia il disco. Eh sì, anche perché ho restartato il livello apposta. Peccato, peccato, è un peccato. Anche se... We have all the ingredients. Farei un tentativo, fermi tutti. Ho l'altro disco di Shadow Showdown, provo a vedere se ha lo stesso effetto. Dai, è l'ultimo episodio, voglio vedere se almeno l'audio riusciamo a metterlo a posto. Come nessun dato? Lo so io il perché non c'è nessun salvataggio. Perché questa qui è la versione USA, questo qui è la versione UK. Vabbè, peccato, ci dovremmo tenere il gioco con mezzo audio. Che palle però, era l'ultimo episodio, volevo avere tutto fatto bene io. È ripartito! Sì, alla fine il gioco mi ha ascoltato. Per qualche motivo, non so perché. We have all the ingredients! And a muffin pan, I found that! Let's get baking! Meno male, dai. Please allow me. Eh beh, l'ultima cosa che hai fatto, Jorgen. Se non addirittura l'unica di tutto quanto il gioco. Anzi, c'ho l'orologio qua. 120 ore dopo. Cosmo che dorme sul piede di Jorgen. È un po' diverso dal muffin del film, però, eh. Vabbè, anche tu, Timmy, un genio. You have no time to lose. The Magic TVs are all broadcasting the same show now. Soon, that show will take over the world. Oh no! The muffin is too hot to eat! We'd better get to the TV station and do what we can while it cools. But which TV station is it? You see, l'ho scoperto io. Investigating. It is channel 13. Ah beh, grazie. Andiamo! E dai, almeno l'ultimo episodio ce l'abbiamo con l'audio giusto, per fortuna. Shadow TV! E finalmente vedremo chi è sto grande nemico. Abbiamo visto che era un'ombra, ma per il resto, boh. Ok, Galaxy News Radio, in pratica. Canale 13. Boia di... We made it! Channel 13! Sembra una prigione. Has the weapon cooled yet? Nope, still red hot! No, è ancora caldo. I say, you there! Pink-hatted boy and his godparents. That sounds like Oberon! Ma perché Cosmo è rimasto indietro? È caso, totalmente. Vediamo cosa vuole Oberon. Ah, eccolo. That saves some time. We were lied to. He said that he would use the royal jewel to create a new magical realm on Earth. Sicuramente. But he lied. Ma va? Chi l'avrebbe detto? To make your TV devices magical, so they would make real TV shows. Who took the jewel? Esatto. This TV station. I have an idea about that. Io no. Excuse me, young man. It's the Chamberlain! Then whose shadow is that? I don't think it's mine! I have a confession to make. Sono sempre stato io! Let me! He's the one! The Chamberlain's shadow! He is evil! Cioè, la sua ombra! He promised us a realm to rule, then took it for himself. We don't like to be tricked. You're washed up, Oberon.
In your hunger for power, you considered yourself more important than other fairies. C'ha ragione. And now, you pay the price for your pride. Let me get this straight. The Chamberlain isn't attached to his shadow? Don't you get esatto. I magically separated my shadow from my feet centuries ago. Perché? You see, I thought that if there were two of me, I could better serve my lord and lady. But the fool failed to realize that all shadows are evil. Evil! Okay. And now, after years ha più o meno of senso. And plotting, I will finally rule my own custom-built world. I get it. You use the power of the Royal Jewel to broadcast magic through TV sets. And now you can broadcast any show you want into reality. That's right, Timmy Turner. Timmy Turner. It took some time to tune the channel properly, but now I'm broadcasting Shadow TV to make a world in which shadows will wear their casters, not the other way around. Oh! Vabbè, è una bella trama. Two-dimensional plan, Shadow! We have to try. We do! Oh, ok, che devo fare? Help! Oh, Shadow's gone! Beccati la luce! Ma che devo fare? Help! Ma devo ucciderli, sti nani? Allora, calmi tutti. Ah, ok, forse ho capito, aspetta. Non ho capito se devo riuscire a schiacciarli tutti assieme o no. Aspetta. No, non è quello. Ok, ho capito. Ora ho capito com'è la battaglia. Dobbiamo beccare quello che lui sta guardando e poi beccargli il piede. Ora l'ho capito la battaglia. Pensavo dovesse accenderle tutte per far aumentare la quantità di luce. Di nuovo. Dai, corri, Timmy! Ecco fatto. Secondo colpo messo a segno. Aia, è colpa mia che mi sono avvicinato troppo. Ecco, no, e dai! Weakening, unpleasant child! Beccatemi questo. Dai! Avoid pain, Timmy! Venga di questo! Devo dire che è più facile il combattimento finale di molti altri combattimenti che abbiamo fatto. Soprattutto quello nel castello. Venga di questo! Colpo finale! Cioè, è stato molto più difficile il combattimento contro Oberon e Titania che questo. Sembra molto una canzone da Topolino questo. Disney World. Oh no, è ancora vivo! Aiuto! È un Heartless in pratica. Ma to no avail! My TV magic is broadcasting Shadow TV to the ends of the earth, and the power of the Royal Jewel is making it real. È proprio un gioiello. Io pensavo fosse un, non lo so, un una corona almeno. Eccolo là, bagnatelo. A fairy versary muffin. Oh no, you don't. Oberon. Timmy. E lo mangia al volo. Corri, Timmy! Corri! No! Lo mangerà al volo tutto? Eh sì,
Ma si è rimpicciolito. Oh, ma si è rimpicciolito. I wish that everything was back to normal. Bel finale, carino. Il finale mi è piaciuto. Ah, quello era il robottino di papà. Ciao, sono Cosmo. Oh no, il gioiello. Did we win? You were great. How was the muffin? Absolutely disgusting. But it was the best muffin I ever had. Ci dobbiamo scusare. My wife means You wanna say that you owe us an apology? And you intend to give up the silly dream of power and become good fairies? And you're going to knight me and make me Sir Cosmo and Cosmonia. Cosmonia. That is correct. Tranne l'ultima parte. Lo sapevo. But you must come back to the mansion to celebrate. No time. I have a TV show to watch. Eh beh, certo. I wish we were home. You got it, Timmy. Secondo me però ci abbiamo messo troppo. È finita. Più che altro ci ha messo troppo a cuocere il muffin, secondo me. That was the repeat of the season finale of Crash Nebula, which will never be shown again. Oh no! No! Alla fine non è stato un good ending per Timmy. Ha fatto la cosa giusta, ma ha perso comunque. Poveraccio. Never mind, Timmy. At least you saved the world. Esatto. What? Who cares about the world? I missed Crash Nebula. Bimbo egoista. The whole world could have been turned into Crash Nebula. At least then I'd know what happened. Eh beh, certo. But aren't you forgetting something? We have our powers back. See? What? Link. Yeah! I wish I could see. In realtà credo che non possano. Ah, ha fatto la cassetta. Beh, così ha senso. Yay! You guys are the greatest. Allora, perché in teoria loro non possono fare magie temporali o comunque le cose uniche come il costume di Halloween in un episodio non le possono far riapparire. Eh sì, poi Timmy. Facile la vita con i fantagenitori, eh? Vuoi salvare? Certo! E all'alba del primo dicembre 2021 io ho ufficialmente completato questo gioco dopo anni che lo conoscevo e non ho mai saputo come finiva. Ah, così, tutto veloce, senza neanche la musica. Ah, ok, no, ce l'ho. Wow, è stata veramente una piccola emozione e sicuramente diciamo che mi porterò dentro di me l'emozione di finalmente aver completato questo gioco e sapere come è andato a finire e chiedermi perché il cattivo alla fine era l'ombra, cioè nel senso ok sì ma no. Bello, mi è piaciuto, è stato probabilmente una buona idea fare questo gioco come stacco fra Darksiders 1 e 2. Sono contento che vi sia piaciuto, sono contento che mi sia piaciuto e non mi sia dovuto incazzare nonostante problematiche tipo l'audio, però veramente è stata, dopo una piccola emozione mi ha riportato a una memoria ma proprio dietro di tanti anni. Ringrazio mio cugino per avermi fatto conoscere questo gioco, davvero grazie anche a te. Signori, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.